Un importante momento celebrativo, così Flavio Ferrari, amministratore delegato della Onlus Cancro Primo Aiuto, ha definito l'incontro avvenuto lunedì 27 marzo presso la Casa di Cura Columbus di Milano. Alla presenza del vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala e dell'assessore al territorio Viviana Beccalossi è stato firmato il protocollo che sancisce la realizzazione di una grande opportunità per l'ospedale Sacco, resa possibile proprio da Cancro Primo Aiuto. Abbiamo firmato un protocollo d'intesa che vede l'ospice della Columbus trasferirsi al Sacco di Milano, l'iniziativa fatta grazie alla famiglia Cremascoli, che vedrà poi realizzarsi nel giro di 2 o 3 mesi questa nuova megastruttura per gli ammalati a fine vita al Sacco di Milano. È un'iniziativa che anche Primo Aiuto si è assunta l'onere di sostenere economicamente, sollevando la sanità lombarda da un grosso impegno che avrei dovuto affrontare nel caso in cui l'avesse fatto direttamente lei. L'importanza di Cancro Primo Aiuto è averci dato le disponibilità finanziarie, ma direi non solo le disponibilità finanziarie, ma il fatto anche la realizzazione della ristrutturazione di un padiglione, il padiglione 21 all'interno del Sacco, che grazie appunto all'intervento di Cancro Primo Aiuto verrà ristrutturato in tutte le sue problematiche, diciamo, straordinarie, quindi impianto elettrico, impianto idrico, verranno rifatte tutte le tubature del gas, quindi un intervento di 500.000 euro che ci permetterà di riportare un'ala del Sacco in una diciamo efficienza e all'avanguardia per qualsiasi tipo di attività. Avremo anche la possibilità, attraverso un appalto, di riqualificare gli ambienti, quindi avremo delle camere con letti, minibar, televisore, sala e letto per l'accompagnatore del paziente, perché in momenti così difficili è importante che chi è in un momento così delicato abbia un supporto anche familiare. Quindi nella camera troverà tutto quello che uno si aspetta di trovare in un ambiente molto importante e che probabilmente nel pubblico difficilmente si trova. Tutto questo, oltre alle attrezzature, grazie a, secondo me, la cosa più importante, a un servizio sanitario di notevole importanza e altamente qualificato. Quando mi parlavano della Columbus e dello spazio ospite, mi parlavano degli infermieri e dei medici che giornalmente si dedicano a questo tipo di servizio. È proprio un servizio. In quei momenti serve la professionalità ed è altissima, ma serve anche la parola in più. Serve sapere capire e sapere ascoltare quelle persone che sono in un momento delicatissimo, terminale della loro vita. Quindi il personale sanitario che noi abbiamo qua, la Columbus sarà trasportato al Sacco e insieme alle altre professionalità che abbiamo al Sacco daranno la possibilità di trovare delle efficienze che sicuramente in un ambiente ospedaliero troveremo. Cancro Primo Aiuto è presente attivamente con numerosi progetti in tutta la regione, a dimostrazione di quanto risulti fondamentale in ambito sanitario la collaborazione tra pubblico, privato e no profit. Il mondo del volontariato si affianca alla sanità e all'assistenza dei malati con efficienza e generosità, così Viviana Beccalossi, definita da Flavio Ferrari come madrina e ispiratrice dell'iniziativa. Sono impegnata in questa associazione a livello veramente onorario. E cerco però di aiutare laddove è possibile. Flavio Ferrari, l'anima vera e il motore di questa associazione, che ha come obiettivo quello di aiutare le persone malate di tumore e i loro familiari. Lo fa mettendo insieme le migliori intelligenze negli ospedali pubblici e quelli privati accreditati, andando a colmare quelle mancanze che a volte ci sono per mancanza di risorse o per una questione organizzativa. Lo fa mettendo a disposizione risorse raccolte sul territorio da tanti lombardi generosi, garantendo loro la trasparenza di come vengono utilizzate queste risorse. Credo che questo sia davvero straordinario. Sanità significa assistenza, addirittura oggi noi diciamo prendersi cura di chi ha necessità e di chi ha bisogno, e non bastano le istituzioni, occorrono anche le Onlus, poi nelle persone come Flavio Ferrari che si impegnano e creano una comunità, la comunità della sanità e dell'assistenza lombarda. Questa Onlus è eccezionale nel rilevare i bisogni più importanti sul nostro territorio e realizzare, grazie anche alla generosità di diverse famiglie, in questo caso in particolare della famiglia Cremascoli. E ricordiamo che in Lombardia siamo un'eccellenza sicuramente come economia, ma anche in campo di solidarietà non siamo secondi a nessuno.